cosa è necessario nel Mar Rosso è di far sì che la navigazione possa andare avanti, che si possa continuare a trasportare il petrolio ed altri beni. Quindi c'è questa task force marittima che stiamo allestendo, cerchiamo anche altri partner e il Regno Unito sarà uno di questi partner e anche l'Italia sarà uno di questi partner. Quindi noi metteremo a disposizione alcune delle nostre navi affinché questo possa essere svolto. Ed è un messaggio molto importante allo Yemen, da dove alcuni attacchi sono stati lanciati. Questi attacchi gli UTI non saranno tollerati nei confronti delle imbarcazioni. Passando a Israele, cosa intendo per un cessate il fuoco sostenibile? Beh, tutti vorrebbero che la guerra finisse ora, che i combattimenti finissero ora, ma non è sostenibile se Hamas è ancora in controllo anche di una sola parte di Gaza. Non si può dire voglio un cessate il fuoco e la soluzione a due stati, ma questo non è possibile se Hamas rimane in controllo di una parte di quella che sarebbe la Palestina. Quindi una soluzione sostenibile significa che Hamas non deve più rappresentare una minaccia per Israele, che non possano più fare quello che hanno fatto il 7 ottobre. Quindi cosa chiediamo a Israele? Cosa chiediamo a Israele di fare? Chiediamo di riconoscere, capire che devono ridurre al minimo le vittime civili e rispettare le leggi umanitarie sempre e andare avanti con la loro campagna contro Hamas, sempre tenendo a mente queste due cose. Quello che abbiamo visto nel sud di Gaza, secondo gli israeliani, meno un numero minore di vittime civili, però io chiedo a loro di andare, di fare ancora di più in questo senso, avere, portare avanti degli attacchi mirati, veramente chirurgici, quando si attacca Hamas.